Salve a tutti ragazzi, bentornati in questa mega colata di resina. Allora, c'è qualche pasticcio perché è la prima volta che uso la resina Eye White e non sapevo fosse così liquida. Allora, partiamo subito. Ah, questo è uno stampo fatto da me. Ecco qua dei Baratheon di Game of Thrones, molto carino. Poi, questo, devo dire che gli eccessi si tolgono, che è una meraviglia da come vedo. Poi vengono dei colori veramente belli, infatti credo che per i colori pastello, dato che è bianca, e diventa bianca dopo, non subito. Ok, ecco qua. Poi questi, bellissimo, beh, quasi dovrei tagliare l'eccesso. Poi qua è veramente liquida e non me l'aspettavo. Poi non pensavo che catalizzava così subito. Infatti, appena ho fatto dei colori. Ho fatto dei colori e mi si sono catalizzati nel bicchiere. Poi dopo sono andata a vedere il video di Ale Handmade's Creation e ho visto che lei mette il pigmento nel componente A, dopodiché ci aggiunge il componente B. Dopo che ha mescolato il colore e piano piano, quindi mamma mia, qua quanti eccessi. Io odio poi fare le cose così di fretta. Di solito ci metto la buona pazienza di fare piano piano. Però questo è il libro Death Note. Eccolo, uno stampo creato da me. Questo è invece il simbolo di Barba Bianca. Qua. Poi abbiamo questo scudo che io ci ho messo il nero, ma giustamente il nero diventa grigio. Anche questo. Ecco qua. Ma il giallo invece devi metterne proprio di più, perché come potete vedere, poi ho provato a mettere i glitter, ma devo dire che dentro questi pigmenti non ci sta proprio, cioè a me non piace. No, i pigmenti, i glitter qua non vanno bene. Bello. Poi questi mi sa dovevo tirarli fuori prima, ora non se ne parla proprio. Che carino. Bella la torre. Comunque, sono belli, solo che dovevo mettere più pigmento. Io questo non lo sapevo perché non pensavo. E ho qua un casino. Non pensavo che cambiava così tanto. Carino. Belli, sì. Ok. Eccoli qua.
questo. Qui provo a toglierlo subito se me lo fa fare. Comunque sono veramente dure. Ecco qua. Poi qui pensavo che era così all'incontrario e quindi io ho cioccolato la resina e ho creato questo tappino. Poi qui c'è il guanto di Thanos, sempre creato da me questo stampino. Ecco qua. Molto bello. Poi qui, questa non è una colata, direi. Qui ho fatto solo perché poi comunque devi fare molto veloce. Diciamo che quando fai una cosina, ok, però a me me ne servivano un po'. Qui non ho mescolato bene il pigmento. Questo era pigmento in polvere. E devo dire che comunque non mi piace più di tanto. Oh, vediamo finalmente le sirenette. E wow! Bellissima! Bella, bella, bella. Anche questa, ma questa chiede pietà. Cioè, lei è proprio indurita. Però davvero è una resina che si pulisce subito con grande facilità. Come una pellicola. Qui invece devo proprio limare qua sotto perché è uscito dagli schemi. Ecco qua. Beh, sì, perché lascia questo effetto. Il pigmento non si scioglie, ecco. Poi comunque dovevi mescolare di fretta perché se no non andava. Questo conigliettino. Carino, il musetto è uscito giallo. Poi, sì, la balena. Questa penso è veramente da buttare. Poi, qui. Ah, questo è venuto carino perché sembra fatta apposta. Sì, l'ho fatta apposta. Qui. Qui non era quello che volevo, però mi è colata una cifra di resina e non riuscivo più a rimediare, quindi sono ormai due pezzi così. Poi qua le povere ali. Ho preso un cabochon al mercato che c'è una bancarella con un signore che vende tutte cosine creative. E ho preso questo bellissimo cabochon e ho detto ci ricreo uno stampo. Ed è veramente bello. Wow, bellissimo. Bello, bello.
devo limarli veramente tutti. Anche questo è uscito con un po' di disastri. Vediamo invece questo, il simbolo di Lo. Ah no, questo mi sta uscito bene. Sì, questo sì. E ne ho anche un altro. Meglio ancora. Ok, mo piano piano li pulisco proprio bene, bene, bene. Poi questi sono degli stampi che ho creato. Vediamo. Dove è andato? La mano di Fatima. Una piccola fogliolina e qua esce tutto insieme. Un fiocco, un albero della vita, altre due foglioline. Vedete questo stampo? L'ho creato io per i charm, un po' più piccoli. Poi, questo lo tolgo qui.